presto, a parte che il nome deve essere deciso insieme ai nostri alleati, perché si tratta di un collegio uninominale, ma potrebbe anche non essere un nome di Forza Italia, scusa. No, noi vogliamo che sia un nome di Forza Italia, ma dobbiamo proporlo ai nostri alleati, perché poi è il candidato del centrodestra, non è la lista proporzionale di Forza Italia, quindi Forza Italia deve fare una proposta, ma siccome la finestra va fine al 29 di ottobre c'è ancora tempo per decidere chi sarà il candidato nel collegio senatoriale di Monza. Ci sarà un'interlocuzione, viene in mente Marina Berlusconi, perché lei nell'ultima conferenza stampa ha fatto il nome della primogenita, ma ci sarà un'interlocuzione con la famiglia Berlusconi per decidere eventualmente il nome del candidato? Ma l'interlocuzione con la famiglia Berlusconi c'è sempre stata, ci sarà sempre, ma Marina Berlusconi ha detto la separazione dei ruoli, quindi ciascuno nel proprio ruolo, quindi ascolteremo, vedremo, siamo fortemente collegati anche a livello personale, quindi non mancherà occasione per sentirci, confrontarci e valutare se chiunque della famiglia Berlusconi voglia decidere di impegnarsi in politica. Sarà super ben accetto da parte di tutti quanti noi, ma è una decisione che spetta a loro, non spetta certamente a noi. Ha convocato il comitato di presidenza? Il comitato di presidenza si svolgerà questa settimana, la convocazione partirà nelle prossime ore, si svolgerà giovedì e il comitato di presidenza deciderà poi la data del prossimo Consiglio nazionale, che dovrà eleggere il nuovo presidente, sempre rispettando le regole dello statuto. Il nuovo presidente dovrà portare Forza Italia verso il congresso nazionale. Prima del congresso nazionale dovranno svolgersi tutti i congressi provinciali. Per quanto mi riguarda, finché il congresso si svolgerà nel 2024, ma è difficile adesso vedere perché non siamo ancora, come si può così dire, ancora in una fase difficile, perché Berlusconi è mancato da pochi giorni. Non è che, quindi è tutto un percorso che noi stiamo costruendo, siamo impegnati in campagna elettorale, c'è da preparare la campagna elettorale per le europee. Comunque noi rispetteremo lo statuto, chiunque sarà eletto presidente dal Consiglio nazionale, che presumibilmente si svolgerà prima della pausa estiva, anche se per noi la pausa estiva come partito non ci sarà, perché siamo mobilitati per la campagna del tesseramento, siamo mobilitati per organizzare una serie di eventi nazionali, uno a Gaeta all'inizio del mese di settembre, un altro il 29 settembre e il 30 a Pestum, il primo dedicato ai giovani, il secondo nazionale di tutto il movimento politico, e sarà anche un modo per inviare un grande applauso da parte di tutti quanti noi a Silvio Berlusconi, che ci guarda da lassù.